Buonasera a tutti, benvenuti a questa videoconferenza voluta dall'amministrazione comunale e dalla parrocchia. Grazie alla grande collaborazione di questa pagina di Tele Montestella. Capisco che in questi giorni sto invadendo un po' lo schermo, ma credo che è l'unico modo che abbiamo per comunicare in questo tempo, soprattutto per vivere un Natale che si presenta appunto inedito, ma forse più vero. Ed ecco perché abbiamo pensato questo momento insieme all'amministrazione, proprio per dare a tutti voi gli auguri, ma soprattutto per vivere anche un momento comunitario. Le restrizioni ci sono, è vero, ma nessuno può restringere la nostra fede o la nostra gioia, questa gioia che proviene appunto dal Natale del Signore. E forse siamo chiamati proprio in questo tempo a, come dire, a rimanere sull'essenziale del Natale. È vero, ci potranno mancare tante cose esterne, un po' di emozione, un po', ma è l'occasione di fatto per vivere un Natale vero, perché il Natale in fondo altro non è che una festa di famiglia. E allora vogliamo iniziare questa sera proprio con una poesia del nostro poeta che ci dice la bellezza di questo dono che il Signore ci ha fatto e che continua a farci anche oggi nella storia, il dono di diventare uomo, di condividere anche in questi momenti che stiamo vivendo un po' tutti. Del resto, se ci pensate bene, la storia di Maria e di Giuseppe, in fondo, è la storia che vivono anche le nostre famiglie in questo tempo, una storia di silenzio. Anche loro hanno vissuto, in fondo, il silenzio della notte, il potere dell'odio, la paura, l'accoglienza che avviene solo da parte di alcuni pastori. Non c'era posto per loro nell'albergo. Sono tutte situazioni che una famiglia vive anche in questo tempo, un po' assalita dalla paura mediatica, però proprio per questo il Natale diventa più vero, perché condividiamo forse per la prima volta tutti insieme ciò che ha vissuto una famiglia normale come la famiglia di Nazareth. Però il centro diventa quel bambino che proprio nella debolezza non ci chiede nulla, sta lì e chiede solo di essere accolto, per cui possiamo capire in quella nascita o vedere in quella nascita anche un segno di speranza. Anche noi siamo chiamati a rinascere, non sappiamo quando, come, ma già oggi noi possiamo rinascere anche nelle nostre case. Soprattutto possiamo forse fare un passo in più quest'anno, e per questo sono contento di questa iniziativa dell'amministrazione, proprio perché credo che abbiamo bisogno in questo momento tutti di riconoscerci fratelli, tutti di riconoscerci fratelli, come il Papa ci ha indicato anche nell'ultima enciclica, fratelli tutti. Abbiamo bisogno di riconoscere un'appartenenza comune, abbiamo bisogno di crescere nella nostra identità, di vivere sempre di più il nostro essere comunità. Pur nella differenza o nelle differenze, siamo chiamati anche al rispetto reciproco, e soprattutto siamo chiamati ad accettare il rischio di questo momento, che magari ci fa entrare in una situazione di riflessione: per chi vivo, per chi vivo, per chi faccio quello che faccio, per chi svolgo questo servizio che adesso sono chiamato a vivere. E allora partiamo proprio da questa poesia che ci dice in fondo la bellezza e lo stupore di questa notte. Do la parola a Maria Antonietta, la nostra vice sindaco, che ci farà vivere questo momento anche dolce, bello. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io ho sempre riflettuto sul Natale attraverso le poesie. Lo avevo fatto di meno con quelle di mio padre, perché forse per una forma anche di ribellione verso il genitore.
E spesso, adesso Don Enzo mi ha fatto pensare con questa Fratelli Tutti, che è il messaggio del nostro Papa, mi ha fatto pensare alla poesia Il fratello si scaglia sul fratello, quella che sempre, ogni anno ripropongo e credo sia sempre attuale. Invece mi ha chiesto questa sera, e la cosa mi emoziona particolarmente, ma mi fa sentire orgogliosa, di riflettere su quello che mio padre aveva scritto, che è un pensiero molto dolce, che ci fa, ci porta al vero senso del Natale, soprattutto di questo Natale, di quello che stiamo vivendo in questo momento. Madonna, che notte, stanotte. Tra l'aria angelata si sentono voci in un mondo lontano, e tutto è strano. Na più la schiantata gridando fa mucce più fora. O cielo, una sfida che abbampa, a terra e speranza si indora, e o cuori, palanca, avvivisce pensieri che sempre sono in lotta. Pue, mentre s'acqueta, tuo chino scuruso da notte, tuo sonno, na voci, che scassa dell'animo ovunque. La grotta vicino a Betlemme, ne scio, osservatori del mondo. Questa è Notte Natale, che vuole svelarci il mistero del prodigio divino, ed è un rivelare alla nostra coscienza, alla nostra anima, poi quello che noi stessi possiamo capire e comprendere attraverso la nostra riflessione personale. Quindi mi ha fatto piacere che mi sia stato chiesto di leggere proprio questo come introduzione al nostro augurio, alla nostra voglia di fare gli auguri a tutti i passanetti del mondo. Grazie Maria Antonietta per questa declamazione che certamente ci commuove, perché il pensare come il poeta, appunto nella sua semplicità, è riuscito a cogliere il cuore del Natale, che altro non è che ascoltare una voce nel silenzio della notte, nel buio della notte, e soprattutto è riconoscere in quel bambino il salvatore del mondo. E questa la dice lunga per noi pazzanesi, che abbiamo come festa principale il salvatore del mondo. Noi non celebriamo un santo qualsiasi, noi celebriamo Gesù venuto nella carne, che ha preso le nostre fragilità, e soprattutto proprio perché ha preso le nostre fragilità, i nostri limiti, continuamente vuole rinascere in noi e soprattutto ci fa continuamente rinascere. Non a caso anche il nostro presepe, che vedrete in questi giorni, abbiamo voluto quest'anno sottolineare un aspetto che forse abbiamo messo un po' da parte, e l'aspetto più importante è questo, cioè dov'è il luogo dove il cristiano rinasce? È il battesimo. E vedrete il presepe proprio nel battistero, nel piccolo battistero all'inizio della chiesa, e poi lo vedrete anche, vedrete il segno del battistero proprio ai piedi della Madonna, quasi per ricordare a ciascuno di noi che alla luce del battesimo che abbiamo ricevuto noi possiamo continuamente rinascere se torniamo alla fonte, all'origine della nostra fede, all'origine anche della nostra umanità, perché qui parlo anche a non credenti. Il Natale è qualcosa che parla a tutti, perché in fondo il Natale ci invita a quella fraternità universale a cui il Papa appunto ha richiamato. E non c'è qui un mondo laico da una parte e cristiano dall'altra. Bisogna superare questi steccati che non hanno più senso. Cristo è venuto per salvare tutto l'uomo, tutta l'umanità, e quindi da questo punto di vista noi oggi abbiamo l'opportunità di rivivere questo momento storico che, come sappiamo, è avvenuto più di oltre 2000 anni fa, ma riviverlo nella propria carne ogni anno ci dà tanta speranza, tanta fiducia. È vero, lo so cosa pensate, tu sei prete, e allora, siccome sei prete, devi dire queste cose buone.
oppure magari starete pensando: ah, ma sto Don Enzo quest'anno che ci ha stressato ogni sera con delle riflessioni, sto diventando quasi quasi un po' antipatico. Però io purtroppo ubbidisco a una frase di San Paolo che diceva proprio questo: guai a me se non evangelizzassi, guai a me, dice San Paolo nel corso della sua vita, se non portassi questo annuncio bello che Dio è con noi, questo è il Natale. E allora do la parola subito al nostro sindaco Franco Valenti, che ringrazio per questa collaborazione che continua in fondo un percorso iniziato in tanti anni anche con gli altri amministratori, ed è bello questo, credo che sia una bella caratteristica di Pazzano, questa collaborazione tra enti, tra associazioni, questo fatto di voler camminare insieme. È vero, abbiamo lottato molto in questi anni, però oggi si vedono i sacrifici vissuti in questa capacità di camminare insieme, perché in fondo non c'è una dicotomia tra la politica e vera e l'umanità, anzi, o ciò che fa la Chiesa non è mai in contraddizione con ciò che fa la politica. Diceva un amico vescovo in questi giorni una cosa molto bella che io auguro proprio a tutti i politici: la politica è una materia fragile e potente da rispettare sempre, come vocazione e come impegno. La politica deve profumare di umano, deve ricercare i talenti e valorizzarli, deve costruire ponti e non innalzare muri, deve favorire e costruire sulla convivialità delle differenze, di cui parlava un santo vescovo, Don Tonino Bello. Credo che in questo cammino ci siamo un po' tutti. E il vero senso della polis nasce dal rispetto per ognuno, dal rispetto anche della singola vocazione, ma soprattutto la politica oggi deve profumare di umano. Mi piace questa frase di questo amico vescovo, che proprio in questi giorni, rivolgendosi ai suoi amministratori, diceva proprio questo. Ma è bello pensare anche in questo tempo che noi vediamo come buio, ma molto probabilmente sarà un tempo di resurrezione. Noi guardiamo con gli occhi umani in questo momento e vediamo tutte le difficoltà, ma chissà che proprio come quella notte che era buia, proprio in quella notte particolare, in quel momento in cui c'era Cesare Augusto al potere, c'era Erode che ammazzava i bambini, proprio in quel momento di grande crisi, diciamo così, ma anche di grande esaltazione, è nato un Salvatore. Per cui noi dobbiamo pensare che anche questo tempo che viviamo non è così negativo come forse lo stiamo vivendo emotivamente. Per cui credo che ricercare i talenti, valorizzarli, sia l'impegno che anche un amministratore o un educatore deve avere sempre a cuore. E allora do la parola appunto a Franco, perché che ci presenterà appunto le due iniziative molto belle che l'amministrazione ha voluto prendere in questo tempo particolare. Prego Franco. Grazie, grazie Don Enzo. Anzitutto buonasera a tutti. Io ringrazio delle belle parole che Don Enzo ha detto, e praticamente anche la collaborazione con la Chiesa, perché noi prima diciamo che siamo cristiani cattolici, quindi noi ci crediamo abbiamo anche la fede che ci supporta tutti quanti, anche nel nostro lavoro quotidiano. Noi se non abbiamo la fede non abbiamo nulla, quindi la fede ci supporta anche nel nostro quotidiano. Anche le parole belle sulla politica, sulla polis. La polis è nata per aiutare la gente, aiutare i più deboli. Quindi dall'antica Grecia
parlava proprio, questa era la funzione principale della politica, aiutare i più deboli, i più bisognosi, e in questo caso la nostra amministrazione ci lavora su questo. Abbiamo noi praticamente tutti, non dico tutti i giorni, ma quasi, noi siamo disponibili se la gente ha dei problemi a venirceli a proporre, e noi cerchiamo nel nostro di poterli risolvere se si possono, giustamente. Quest'anno l'amministrazione ha pensato di ripristinare dopo molti anni il calendario perché è nata quest'idea. Da tutti i ragazzi, da tutti i consiglieri dell'amministrazione è nata quest'idea perché la gente che purtroppo ha dovuto lasciare il nostro paesello ed è all'estero è rimasta sempre attaccata alle radici, sono la cosa principale. E quindi questi qua ne vogliono avere un ragguaglio, un qualcosa che li fa avvicinare al paese, sentirsi partecipi della vita del paese, anche se sono molto lontano. C'è molta gente che non viene da molti anni o non è più venuta, tipo in Australia o nei paesi dell'America Latina o al nord Italia. Noi quest'anno abbiamo deciso, con la collaborazione di tutti i consiglieri e in principal modo della ragazza di Bassano, che è un'universitaria, so che ci ha fatto di tutte le foto che voi poi vedete, è di Ginea Zannino. Praticamente questa ragazza è la nipote di Ciccio Russo, il famoso pioniere della televisione in Calabria. La ragazza ci ha fatto dono di tutto ciò, è una ragazza preparata e ha avuto diversi premi a livello sia regionale che nazionale. E non ultimo, se la memoria non mi tradisce, a Genova è stata insignita del primo premio relativo alla fotografia. Questa è l'iniziativa che questo il nostro comune ha inteso fare per quanto riguarda il calendario, che a giorni dovrebbe uscire. Purtroppo per esigenze di Covid è slittato ai primi di gennaio, così noi poi dopo confezioniamo per quelli che sono all'estero e in Nord Italia. Glielo manifestazione che abbiamo fatto, abbiamo inteso omaggiare, dato che non abbiamo più inteso omaggiare i nostri bambini, dando un dono, non il semplice dono del panettone o del giocattolo in genere, ma dei libri, dato tutto ciò. La ringrazio tantissimo perché è stata molto d'aiuto nel scegliere i libri. Abbiamo scelto i libri e abbiamo fatto una disamina dell'età, perché giustamente ogni età ha le sue sfaccettature e la sua lettura. Abbiamo inteso dare ai ragazzi da 0 a 13 anni, fino alla, diciamo, alla terza media, di omaggiarli di questo dono, per poter far sì che la cultura nel nostro paese ci si inizi a confrontare
dialogare in modo equo, in modo praticamente della nostra o la loro, in questo caso i bambini, perché i bambini sono il nostro futuro e il paese ha bisogno di gente come loro, e i bambini si devono immergere nel nostro contesto locale, per poter far sì che i bambini possano in qualche la loro nell'ambito della nostra comunità. Questi sono martedì 22, 22 di dicembre, dalle ore 16:30 nella sala consigliare del comune, rispettando le direttive della comunità del DPCM di Conte. Sindaco, e glieli consegno io personalmente. Grazie, Don. Bene, grazie Franco per questi due segni molto belli. Credo che anche questo significhi che non abbiamo bisogno di tante cose, anche un Natale essenziale ci fa bene. Il calendario certamente ci ricorda la nostra storia, ci ricorda i nostri luoghi a cui siamo affezionati, ma i luoghi possono diventare parlanti anche oggi, soprattutto a chi vive fuori dalla nostra realtà. E nello stesso tempo anche questo segno molto bello del libro. Certamente sono due piccoli segni, non abbiamo bisogno in fondo di tante cose, dobbiamo forse recuperare il valore dei segni, piccoli segni che hanno dei significati. E allora in questi due segni noi comprendiamo il valore del tempo che passa, il calendario è anche qualcosa che ci aiuta ad organizzare bene il tempo, a viverlo bene, a non lasciarci schiacciare dalle passioni tristi, è un rischio che stiamo correndo nei nostri paesi interni, un po' ci stiamo abituando molto al divano, ma dall'altro lato quell'altro segno dei libri che ci aiuta certamente a capire che noi possiamo andare avanti nella misura in cui coltiviamo noi stessi. Fare cultura altro non significa che coltivare se stessi. E allora proprio accogliendo questi doni noi possiamo procedere proprio facendo a questo punto gli auguri più sinceri, ma soprattutto vorrei ringraziare l'associazione Tele Montestella nella persona appunto di Maria Pia per aver messo a disposizione un talento, il talento fotografico. È vero che nel nostro paese si è sviluppato molto questo talento della fotografia, no? Della poesia, e di questo dobbiamo essere anche orgogliosi. Che una giovane appunto come Maria Pia coltivi i buoni talenti è segno che avremo un futuro. Io credo che se ognuno, come diceva appunto padre Pino Puglisi, se ognuno dà qualcosa, allora a quel punto tutti possono beneficiare, e quindi ognuno di noi nel suo specifico può dare e mettere a disposizione del bene comune appunto i propri talenti. Sappiamo per esperienza che chi si chiude e chi non dà, non mette a disposizione i propri talenti, prima o poi questi talenti si spengono. E allora chiedo a Maria Pia, se anche lei è in collegamento, che ci spieghi un po' la logica anche di questo calendario, perché credo che ci ha messo una logica. Prego. Ciao, buonasera a tutti. All'inizio, quando mi è stato chiesto dal comune di collaborare nella realizzazione di questo calendario, sono stata presa un po' alla sprovvista, un po' anche emozionata, perché è un onore aiutare il comune di Pazzana a realizzare questo calendario. Per questo ringrazio il sindaco Franco Valenti, e il sindaco del comune, poi anche la vice sindaca Maria Antonietta, della giunta comunale e tutta l'amministrazione comunale che mi hanno appoggiato e aiutato
insieme a realizzare questo calendario. Certamente ho pensato di inserire le foto più significative, anche se io preferisco maggiormente il bianco e il nero, perché dà più significato e più senso alle foto, anche se rispecchiano un po' quell'animo buio che a volte vedo nelle cose. E inoltre spero che tutti i pazzanesi che riceveranno questo calendario avranno il piacere di sfogliarle e quindi di poter ricordare attraverso quelle foto ricordi legati al paese natio, nonché anche i momenti più belli e certamente anche i tristi, perché devono esserci, perché ci aiutano anche nel corso della vita. Del resto abbiamo avuto anche l'idea di inserire alcune poesie e abbiamo scelto quelle che sono state realizzate da pazzanesi principalmente, che raccontano vari aspetti del nostro paese, dalle quotidianità e poi passando anche aspetti più particolari, come Pazzano di notte, soprattutto l'inverno, ha un certo fascino. E poi non ho nient'altro da dire, perché poi saranno i cittadini che lo spoglieranno e avranno il piacere di trarre le loro conclusioni. Bene, grazie Maria Pia. Su questo io volevo aggiungere qualcosa, perché Maria Pia è molto modesta ma molto brava. Io non so adesso se si riesce a vedere una piccolissima anteprima della copertina, che lei è una foto che lei ha realizzato così, quasi in modo spontaneo, sereno e semplice, però abbiamo scelto questa come copertina, perché sì, il bianco e nero è vero che Maria Pia rende meglio in bianco e nero, e rende anche purtroppo in questo periodo che è stato c'è stato un lungo periodo di bianco e nero e non possiamo certamente negarlo. Anzi, in questo momento il nostro pensiero va in modo particolare a tutte le famiglie che hanno avuto delle gravi perdite pure, quindi che rimarranno per sempre purtroppo segnate da questo dall'assenza di colore. Forse questo lo posso anticipare a Maria Pia, probabilmente lo faremo tutto in bianco e nero, perché so che lo ami e che lo prediligi rispetto al colore, che comunque ci auguriamo ci sia nel prossimo anno. Abbiamo scelto questa foto come copertina perché c'è un bambino di spalle che corre verso il futuro, e questa è anche si può dire una speranza, quello che noi vogliamo augurare è che i bambini, i giovani siano sempre orientati a correre verso un futuro migliore. Infatti l'augurio che noi desideriamo porgere ad ognuno dei pazzanesi del paese e nel mondo è che nel nuovo anno ci sia una maggiore consapevolezza di come vivere proprio questo tempo che all'improvviso si è modificato, e quindi è anche accettando la consapevolezza che quello trascorso ha portato in sé molte difficoltà e un nuovo adattamento anche delle nostre vite. Le feste chiaramente rappresentano sempre un momento di riflessione, ci portano a ripercorrere la memoria dei giorni passati e ci proiettano in un futuro che vogliamo immaginare più sereno, ed è questo che auguriamo in modo particolare. Vogliamo mandare un messaggio di fiducia. Buon Natale e buon anno a tutte le donne, a tutti gli uomini del nostro amato paese, agli anziani che sono i saggi custodi della nostra memoria storica, ai giovani speranza e ricchezza, e ai bambini che corrono felici verso un mondo migliore. Vogliamo essere positivi nell'accezione migliore del termine. Non sarà mai tardi per cercare un mondo migliore se nell'impegno poniamo speranza e coraggio. Nel dire questo vi voglio augurare nuovamente buone feste e buon Natale e buon anno, e che sia veramente un anno migliore. Ricordo, come ha fatto già il nostro sindaco, che i pensierini, i libri in modo particolare, saranno consegnati martedì 22 dalle 16:30 in poi
Anche i bambini che non frequentano la scuola dell'infanzia, perché già da 0 a 3 anni possono essere portati dai genitori. Chi non, chiaramente noi facciamo gli auguri ai nuovi nati, a quelli che festeggeranno il primo Natale, quelli lo avranno consegnato chiaramente a domicilio, perché non pretendiamo che ci sia la loro presenza, però in modo sempre rispettando le misure, li aspettiamo tutti per porgere anche a loro, ai presenti, il nostro augurio. Grazie. Grazie anche a te. E Maria Pia voleva solo intervenire un attimo. Sì, volevo ringraziare in particolare Maria Antonietta, che mi ha aiutato particolarmente nelle poesie e poi anche nelle varie frasi dialettali che abbiamo inserito a migliorare alcune pronunce, perché non è facile scrivere il dialetto. Per questo ci tenevo molto a ringraziarla, oltre anche per la scelta delle foto e la loro sistemazione. Grazie a te. Allora, io non aggiungo altro a tutto quello che ha detto Maria Antonietta, aggiungo solo due cose. Di vivere la quotidianità come se fosse non diciamo l'ultimo giorno, perché sarei drastico per dire queste cose, però vivere la quotidianità come viene, perché la vita è questa, camminare in un percorso di fede tutti quanti. Io non mi sostituisco al prete in questo caso, perché se non Don Enzo potrebbe pure dire ti sostituisci a me, no, lo sto facendo pure io. Sto collaborando con me stesso per poter, se, quando è possibile, tutti quanti di andarci a messa la domenica, perché quell'oretta che ci praticamente quando andiamo a messa ti senti con te stesso una persona, un'altra persona, ma non una persona, però quello stare là, la parola di Dio, la Signore, e portare poi ti riempie quando esci dalla chiesa, ti senti un'altra persona, una persona che sta dando e cerca di comportarsi in modo che tutta la fede che hai dentro di te si possa essere un vulcano, dove tu possa trasmettere agli altri la vera, non dico la parola di Dio, perché io non sono che può dire questo, però di essere più coesi, di essere tra di noi, non stare sempre su chi va là, quello fa questo, quello fa quell'altro, no, perché noi dobbiamo essere una comunità, perché siamo una piccola comunità, la comunità dove noi ci viviamo, vogliamo viverci bene, tutti quanti, all'ultimo, senza tralasciare nessuno, perché la comunità è questa, aiutare le persone che ne hanno bisogno, perché nella comunità ci sono persone che hanno bisogno e si vergognano anche di espletare all'esterno la loro, ma nessuno di noi si deve vergognare, perché tutti abbiamo bisogno di tutti. Questo è il monito che io lancio, perché la nostra comunità deve essere una comunità forte, che possa in qualche modo, giustamente con tutte le sfaccettature che ci sono, però se uno ci conta, il confronto ti porta ad essere una persona migliore, una persona che dici la tua, se si può stare pure, però è questo il confronto che noi ci deve portare, ci deve portare a noi stessi di essere
più, diciamo, consapevoli di quello che noi andiamo ad affrontare, perché una volta che uno è con se stesso in pace con tutta la comunità, perché se uno è in pace con se stesso sprizza fuori positività, è quello che dobbiamo fare. E quindi queste parole vi do i miei auguri di buone feste, di un buon Natale e di un felice anno nuovo. Grazie al sindaco anche per questa testimonianza pubblica della sua fede. Penso che il cammino fatto in questi anni ci abbia portato a condividere tante belle esperienze e credo che avere il coraggio anche di manifestare pubblicamente la propria fede non è cosa di tutti. Lo vedo ogni sera quando facciamo le dirette appunto dove riflettiamo su tanti argomenti. Ho visto che abbiamo 2.000-3.000 visualizzazioni e nessuno sembrerebbe avere il coraggio di mettere quel mi piace. Capite che a me non interessa il mi piace, no? Perché in fondo la mia è una missione, quella di evangelizzare, no? Quindi di annunziare il buono, ma anche recuperare a Natale questo coraggio anche di testimoniare pubblicamente la nostra fede, credo che sia un qualcosa di importante. Ed ecco perché, ahimè, la storia ci sta portando a dire che l'unica cosa che rimarrà chiusa, rimarrà aperta in questi giorni, è la Chiesa, da come abbiamo capito dalle ultime disposizioni ministeriali. E credo che anche questo sia un segno da cogliere. La Chiesa è il luogo della comunità, è il luogo dove tutti possiamo essere rispettati nella nostra originalità ed è il luogo che ci aiuta sempre di più a fare comunità. Per cui grazie ancora al sindaco per questa testimonianza. Io credo che se tutti noi recuperassimo l'orgoglio di appartenere a una comunità, anche ecclesiale, il paese ne beneficia tantissimo, perché dove ci sono più persone che condividono alcuni valori, allora la serenità nasce anche nel nostro piccolo borgo. Per cui concludo e concludiamo questa serata con una frase forte che ho preso dal messaggio del Vescovo. A proposito di questo, avviso anch'io che verrà data ad ogni famiglia una lettera che il Vescovo ha voluto scrivere a tutti i bambini e quindi alle loro famiglie, e la consegnerò anch'io martedì sera, questa lettera, dove viene proposto dal nostro Vescovo una modalità anche di vivere appunto il Natale. Questa lettera è rivolta soprattutto ai bambini e ai genitori, ma c'è una cosa significativa quest'anno. Come sapete, non celebreremo dopo cena, ma celebreremo alle 18:30 tutti insieme, per dare la possibilità anche alle mamme di cucinare, e quindi ognuno si può organizzare per partecipare a messa alle 18:30, in modo tale che alle 19:30 siamo fuori e rientrando in casa potremmo anche ascoltare il Papa, che come sapete ha anticipato la messa alle 19:30, e poi vivere un Natale in famiglia. Cosa auguro a tutti? Auguro il coraggio alle 12:15 di fermarsi davanti al proprio presepe, di prendere questo libricino che ci regala il Vescovo e seguire e celebrare il Natale in famiglia. Ricordatevi che il papà e la mamma di fatto sono i sacerdoti della casa, per cui siccome c'è una piccola preghiera da recitare insieme, io vorrei che quest'anno vincessimo la vergogna o questa non capacità di prendere e radunare la famiglia attorno al presepino, anche se non ce la fate ad arrivare a mezzanotte, non importa, fatelo prima.
purché lo facciate, ma tutti insieme, mettendosi accanto a un Gesù bambino, pregare con questa preghiera che il Vescovo ci ha voluto consegnare. Per cui io vorrei e auguro a tutti, soprattutto alle famiglie, questa capacità di uscire allo scoperto. Basta con queste paure, con queste vergogne, basta con questa chiusura, con questa chiusura esagerata. C'è una cosa, dice che c'è un virus molto più potente della pandemia. Io sono preoccupato, lo sapete come la penso. Sono preoccupato del virus che c'è sotterraneo nelle nostre famiglie, e lo vedo perché ho la fortuna di servire due paesi. Io sono preoccupato di questo virus molto più interiore, che non ci fa essere più capaci di riconoscerci tutti i fratelli e quindi di condividere sia le gioie che i dolori. E allora l'augurio più bello che io faccio è che questo Natale possa essere un Natale di famiglia, in cui riscopriamo anche la bellezza di stare insieme. Soprattutto vorrei concludere con un autore che si chiama Silesio, che ci fa riflettere. Cristo, dice lui, può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in te, tu resti ancora e per sempre perduto. È una frase forte, però basta solo con le emozioni e basta solo con il fatto che la fede possa essere vissuta, come dire, solo in maniera sentimentale. Ci vogliono pure queste cose, ma non riduciamo per favore la fede a qualcosa di sentimentale. Cristo può nascere mille volte a Betlemme, potremmo tradurlo, potremmo fare mille presepi, potremmo fare mille iniziative, ma se non nasce in te, tu resti perduto. E io di questo sono preoccupato. Se dovessimo perderci nella notte e non percepire più la bellezza della luce che Cristo ci è venuto a testimoniare. Per cui la nascita di Gesù sia anche un impegno pratico che prendiamo tutti, tutti. Dobbiamo generare un mondo aperto. Dobbiamo far sì che anche i nostri paesi, che tutti dicono morti, in realtà forse dobbiamo gestare, non so se si dice così, una mamma che partorisce lo sa meglio, generare un nuovo modo di vivere l'umanità attraverso il dialogo, attraverso la gentilezza. Papa Francesco ce l'ha consigliata moltissimo. L'amicizia sociale, il perdono reciproco e la solidarietà. Perciò auguro a tutti che questo nuovo anno sia all'insegna del dialogo, dello sviluppo dell'amicizia sociale, della gentilezza, del perdono e della solidarietà. E ringraziamo con gioia anche Tele Montestella per questo grande servizio che ci ha resi in questa serata. Auguri di cuore a tutti e grazie. E ricordiamoci tutti la notte di Natale, quando sveleremo il bambinello nelle nostre case, gli uni degli altri. Buona serata a tutti. Buona serata. Grazie. Buonasera, auguri a tutti. Auguri a tutti.